7 e un quarto, buona mattina e chiaramente buongiorno anche a chi ci segue poi in differita. Allora, la prima cosa, come sempre, il telefonino da verticale va orizzontale perché stanno per arrivare le slide, ma allora, com'è andata stamattina? Avete dormito bene? Tutto a posto? Ok, iniziamo. Ecco, primo errore. Perché solitamente noi non consideriamo il sonno come un aspetto importante. Perché magari quando ci andiamo ad allenare, sia che siamo noi degli allenatori, dei personal trainer o dei preparatori, oppure siamo noi degli atleti, consideriamo che la parte più importante, efficace del nostro allenamento, è proprio durante l'allenamento. Ma è davvero così? Non è così, perché quell'ora o quelle due ore che noi facciamo possono andare avanti, possono funzionare solamente se nelle 23-22 ore dopo seguenti noi facciamo qualcosa. Una di queste cose più importanti da fare, e proprio sulla diretta di oggi volevo farvi portare a casa un suggerimento da fare subito. Ho fatto oltre 400 video basati su evidenze scientifiche, li trovate tutti catalogati sul mio canale YouTube, cercate Mario Migliaccio. Bene, però il recupero, come sapete, insomma, ci tengo particolarmente. Allora, iniziamo a capire come farei io per evidence-based training, cioè l'allenamento basato su evidenza. È una cosa che nel mondo più avanzato si fa e quindi che tu dovresti iniziare a fare da domani mattina per essere al passo con i tempi. Allenamento basato su evidenze scientifiche. Evidence-based training. Partiamo dal sonno. Vi dico cosa ho fatto io, così per te, soprattutto per portarti oggi questo messaggio. Nei giorni scorsi ho fatto un sondaggio nel gruppo di Scienza dello Sport di Facebook, dove ti invito ad entrare se non ne fai ancora parte. Ho fatto un questionario, hanno risposto 129 persone. Vediamo un attimo i risultati di questo sondaggio. Allora, 129 persone hanno risposto e le domande erano semplici, erano quattro domande. Quanto dormi di media? Le domande erano circa 7 ore, circa 6 ore, oltre 8 ore e poi meno di 6. Cosa è successo? Su 129 persone, come abbiamo visto da questi dati, il 42,6% è in zona a rischio privazione del sonno. Cioè sono coloro che ci hanno detto che dormono circa 6 ore e meno di 6 ore. Perché? Perché la linea, come dire, la soglia del burrone sono le 6 ore di qualità del sonno. Sotto le 6 ore si va in privazione di sonno. Allora, perché questo esempio? L'ho fatto con quello che avevo, un gruppo di lavoro, e ho fatto le domande. Però in questo momento io potevo essere tecnico, allenatore di una squadra, potevo essere personal trainer, potevo essere un allenatore magari anche di sport individuali o tre atleti, non importa. Intanto faccio un questionario, io ho fatto questo e mi sono trovato bene, ho fatto quattro domande, i questionari inizialmente è meglio che siano semplici, dopodiché noi abbiamo la situazione dei nostri atleti. Facciamo per un attimo le evidenze scientifiche e stavolta le vediamo dopo, vediamo come applica. Però se il problema ce l'avete voi, perché già da queste domande capita che c'è una lampadina rossa che vi si sta accendendo, bene, bisogna passare a un secondo livello. Qual è questo secondo livello? E questo qui, cioè, gli effetti che noi abbiamo dalla privazione del sonno che arriva già dal terzo giorno sotto le 6 ore, cosa molto... Che effetti dà? Gli effetti importanti che sono proprio questi, ovvero aumento della fatica durante l'allenamento, difficoltà nel recupero, aumentata percezione dello sforzo, dolori muscolari, aumentato battito cardiaco a riposo, effetti sulla variabilità cardiaca e alterato stato dell'umore, total mood disturbance. Bene, allora, bene, tutte queste cose arrivano già dal terzo giorno. Quindi abbiamo un atleta, e come abbiamo visto da questo sondaggio semplicissimo, già nel gruppo, e io avevo a disposizione più o meno il 50% delle persone sono a rischio di privazione. Quindi più o meno del 50% dei miei potenziali virtuali atleti oggi potrebbe non avere nessun effetto dall'allenamento che ha. Quindi domani mattina anche tu potresti avere questo problema. Allora iniziamo a capire come fare. Una risposta. In questo momento arriviamo al punto. E prendiamo due di riferimento, due review scritte dalla stessa esperta, si chiama Shona Halson, che ora all'Australian Institute of Sport, che è l'eccellenza nella sports science, sports medicine al mondo, con livello,
Quindi Jonah Halson ha pubblicato queste due review, dove ovviamente dà tutta una serie di parametri e considerazioni, tra i quali il problema si può risolvere con gli atleti, ma bisogna andare a lavorarci come se fosse l'allenamento ordinario, perché quell'allenamento delle 8 ore notturne è più importante di quelle 2 ore che abbiamo fatto. Allora cosa fa? Alcuni sono, come vedremo, i rimedi della nonna, che però non facciamo più, ovvero andare a dormire ad orari regolari, eliminare distrazioni e rumori, lasciare la temperatura costante 18-19 gradi nella stanza e eliminare ogni assenza di luce, eliminare gli smartphone, tablet e notebook, eliminare eccessi di liquido a cena, eliminare eccesso di carboidrati a cena e poi adeguare nutrizione. Vedete, qui ci sono via, diciamo, dei suggerimenti della nonna e anche qualcosa di abbastanza innovativo. Perché? Perché si è visto, ad esempio, che portarsi un tablet o uno smartphone di quelli grandi a letto fa ritardare il momento dove una persona si addormenta. Quindi attenzione a questo problema, vado a dormire, vado a addormentarmi magari alle 23, peccato che fino alle 24 non dormirò. Quindi io penso di essere stato a letto 8 ore, invece sono 7 ore. Dopodiché, di quelle 7 ore magari sono alzato più volte perché avevo eccesso di liquidi o più fame e quindi attenzione a questo aspetto. Un nutrizionista, tu preparatore, tu personal trainer, tu atleta, devi iniziare a considerarlo, perché sono assolutamente ora, oltre a dirti di mettere qualche like a questo video, visto che siamo arrivati a questo punto, se il video ti è piaciuto magari condividilo con qualche amico o amica che probabilmente si fa un mazzo grande ma non riesce a ottenere risultati e magari con poco può ottenerli. E dopodiché ti chiedo un'ulteriore cosa: metti nei commenti qualche suggerimento, qualche cosa che magari tu hai fatto, ti hai trovato bene, ti sei trovata bene, e magari insieme i commenti. Grazie ancora, ci sentiamo domani mattina alle 7:15 su YouTube o Facebook. Ciao.